Hola! Che sorridiamo, cioè, noi diciamo so. Le peggio risate per dire un... Scusate. Cioè, allora, il video è cominciato da 9 secondi, ridiamo per il nulla da soli. Ho bevuto 20 litri di tè al limone, oltretutto. Cioè, quindi sarò stitico e non farò altro che ruttare. E stanotte non dormirai. Stanotte non dormirò perché la teina, per me, è peggio che la caffeina. Sarei così. Esatto. Com'è che sto io nel... No, perché spieghiamo, prima di cominciare il tag. Ho confessato a Dani, perché io quando confesso le cose me lo piglio sempre nel culo, no? Ho confessato a Dani che quando io tanto sono, magari sono, c'è qualcuno che con me, no? Che mi parla, che non ha sonno, io faccio finta di essere vigile, ma in realtà sto dormendo. No, vigile, faccio finta di essere vigile, ma in realtà sto dormendo. Quindi tengo aperti gli occhi e faccio... ma il cervello ormai è spento. E quindi come limitazione del cervello? No, perché mi ha raccontato una serie di cose, no? Sì. E lei te l'ha dato un po' questo. Amo, Camilla mi tocca il film. C'è un po' di freddo. Ah no, adesso no. Perché se a me mi si stuzzica mentre dormo, io accumulo nel sonno, tipo se mi toccano i piedi. Nel sogno ho detto a voce alta: Camilla mi mangia i piedi. Non so neanche chi cazzo sia sta Camilla. Perché lei parla nel sonno, lei mangia le sì. Video, lei proprio parla. Poi nel sonno. Se mi si soffia, no? C'è freddo ora, no. Smetti di fare, c'è freddo. E lui ci va a nozze con queste cose. No, perché l'hanno anche registrata io. Sì, cioè, sì, ovviamente. Anzi, poi magari ve lo farò vedere, perché proprio per sputtanarmi totalmente. Proprio così, convinta. Ah, poi una volta, non so chi mi faceva così nella pelle, io ero convinta fosse la mia cara peruviana e facevo che bella la gnagna, con la voce... Ma bene, proprio così, sì, così. Sì, cioè. Che bella la gnagna. Divento ancora più curiosa se fosse mai possibile. Non penso. Comunque, cominciamo con il tag. Sì, due minuti. Allora, questo è il tag inventato da Titus. Togliti ste penne dalla mano. Ma che perché? Mi fuori l'occhio. Ma te lo voglio fare. Questa, ah, guarda un po', cos'è tornato? Bentornato fresco. Questo è il tag inventato da Titus 1991. Ciao, ciao Titus, che si chiama Le mie esperienze scolastiche. Fatelo anche voi. Fatelo anche sono voi, sì. 11 domande che riguardano la macelleria. La scuola. Cominciamo. La scuola. Vai. Qual era la tua materia preferita? La mia materia preferita. Preferita. Sì. Non c'era, era ricreazione. No, era. A me non dispiaceva italiano, letteratura. A me è inglese. Giusto, sei anche inglese. Infatti suggeriva tu. E lui matematica andai bene. Io in matematica andavo benissimo, avevo 9, se ti ricordi. Per forza. Ma no, ma non no, è vero. Non ma, dico niente perché tanto. Ma sei bugiardissima, guarda che tanto mi deve passare per un culo. Dopo anni e anni c'ha la prof no, ancora qui. Ma che c'entra, che deficiente. Che gli guarda i video, a me non l'hai guardato i video. Ma perché fai stronzare? Comunque sono cazzi nostri. La materia che odiavi di più? Educazione fisica. Matematica, assolutamente. No, più, io quasi più di educazione fisica, quindi. Io educazione fisica e... fisica. E chimica anche. No, chimica a me non è che dispiacesse per tanto. Ma se avevi uno, Dani. Ma perché non avevo voglia. No, ah, però ti ricordi no. Quando abbiamo dovuto recuperare che avevamo fatto quei corsi? Sì, che lì... eravamo stranamente insieme. Però lì, guarda che poi l'avevamo passato. Il brutto della nostra carriera scolastica. E che meno male eravamo sempre insieme. Perché eravamo marci tutti e due, sì. Cioè. Quindi quando facevamo le giornate avevamo un giorno a settimana per recuperare le materie in cui si andava male. Il martedì mattina. Però problema e sfiga è che andavamo male nelle stesse materie, ovvero tutte. E quindi facevamo i recuperi assieme eppure li cazzeggiavamo. Ci sedevamo di passive, dai, andiamo che cazzeggiamo. Però chimica l'avevamo passata perché sì, gli ossidi, idrossidi, sali, gli acidi, tutto. Cioè, dopo lo stronzio. Lo stronzio, sempre stato il suo preferito, lo sì, stronzio, sì, sì. Andiamo avanti, sì. Vai. Pensate, forse l'avevo già detto che in educazione fisica avevo il debito. Sì.
Quindi educazione fisica. Non di debito, educazione. Un anno sono riuscito ad avere il debito di educazione fisica, ma perché c'era quel bastardo di professore che anziché parlare si avvicinava la faccia e fischiava con quel cazzo di fischietto. Si era convinto di essere alle Olimpiadi quel coglione. Io mi ero incazzato e allora gli avevo detto: senta, faticheremo senza lunga. Io mi siedo per tutto il resto dell'anno, non farò più un cazzo. Lei mi metta pure il debito, ma non mi rompo il cazzo. E così, è andato. Esattamente, no, gliel'ha detto il prof. Che cosa hai imparato dalla scuola? E a starne più alla larga possibile. Sì, no, io ho imparato che anche se faceva schifo è meglio di quello che viene dopo la scuola. Sì, fondamentalmente. Fondamentalmente, poi dici, minchia, però in effetti che figo, ti alzavi e sapevi che andavi lì cazzeggiare. Sì, ma più che altro per la spensieratezza. Sì, perché comunque sei ragazzino, non hai responsabilità, non hai cose per la testa, capito? Esatto, cazzeggi, non pensi che comunque sei un coglione. Sì. Quello che poi non succede adesso, ora no, che abbiamo 30 anni praticamente. Sì, vabbè, però adesso possiamo dire che vogliamo fare coglioni avendo una certa età, in realtà basta. Elenca tre cazzate che hai fatto a scuola. Allora, solo tre. Tre cazzate che abbiamo fatto a scuola. Vediamo se riusciamo a trovarne qualcuna. Ah sì, sì. Penso proprio di sì. Vabbè, tanto mi ricordo quella di educazione fisica, che non avevamo mai voglia di fare niente, e quando raramente la facevamo ci nascondevamo nei posti più assurdi, tipo dietro i materassi, tipo così, apposta. E poi quando il prof ci diceva fermatevi e basta correre, noi ci mettevamo di nuovo in pista con la fanno vinto. Perché all'inizio della lezione ci faceva fare 10 giri di campo, sì, per riscaldamento. E noi stavamo di dietro così attaccati e poi ok, ultimo giro. E poi ci spingevamo anche tipo per mettersi con... poi più là dai, ma non ci sto, e tipo così come dico. Poi quale altra c'è? Beh, il fatto che in qualsiasi lezione, in qualsiasi situazione noi giocassimo a guerra. A nome animali cose anche. Ma poi la cosa bella è anche a distanza di banchi. Tipo io qua dopo tre banchi di distanza. Ah, nomi. È vero. Amanda. No prof, sì effettivamente. Cose pra... ma cos'è sto rumore? Io non so cos'è. E a proposito di rumore, c'era anche quella che durante l'ora di lezione di biologia io e lui continuavamo a fare e lo facevamo un po' tutti, quindi ma cos'è questo? Ma cos'è? Ma questo ronzio, cos'è? Ti ricordi quando facevamo buono? Sì. Sto vizio di merda. A quella prof si girava. E poi lui ha un'abilità di velocità. Sapete la punta di video, andate a vedere filo alle scolastiche. No, prof. Oh, portami già. Prof, ma tipo lei si girava per spiegare. Ah, ecco. Ora sì. Così, mi annoiavo nel mezzo della lezione. Provo a fare. No. Quindi vedi quella faccia. No, ma allora, se queste sono le prime che ci sono venute in mente, ma se volete veramente assaporare le cazzate che abbiamo fatto, andate a vedere pillole scolastiche 1 e 2. Si chiamano proprio così, pillole scolastiche. Ci sono pillole di saggezza scolastica. Pillole di saggezza scolastiche, ci sono in entrambi i canali. Sono i primi due video che abbiamo fatto insieme. Lì c'è davvero tutto quello che... E secondo me qualcosa ancora non ce la ricordiamo. No, e pian piano esatto, ce la ricorderemo. Racconta la nota più strana che tu abbia mai preso. Puoi dire anche più di una. Cazzo, ma noi note non le abbiamo mai prese. Avevamo l'abilità di fare un cazzo, rompere i coglioni, mica. Ma stare simpatici ai professori. Sì, esatto. Dovevamo già capirlo che eravamo pensi per il successo. Non abbiamo mai prese di note. È vero. Un mio compagno, mio cugino. Il tuo compagno, suo cugino. Ha preso una nota epica. No, raccontiamo il fatto che aveva scorreggiato, ha fatto così. Raga, oh che puzza! E la nota è questa. Sul registro, l'alunno durante l'ora di lezione emette flatulenze malodoranti annunciandole e pavoneggiandosi. E un altro mi ha preso Claudia simula Spider-Man spruzzando acqua sui compagni. C'era sua nostra compagna con il Gatorade che lo spruzzava. Era Spider-Man. E poi un altro, sempre suo cugino,
al piano di sopra avevano buttato dei pezzi di carta così lanciati per aria che sembravano neve per uno che non ci arriva. E lui guardando la finestra fa: tipo era tipo maggio, quindi: prof, nevica! E la persona è nota tipo: Simone? Simone? Che deficiente! Chissà come si chiamerà. No, questo però lo vogliamo. Sì, no, lo buttiamo. Disturba la lezione. Com'era? Non mi ricordo. Facendo notare la neve finta, in realtà erano pezzi di carta, tipo una cosa del genere. Vabbè, sì, no, perché noi realmente note non ne abbiamo mai. No, non abbiamo, perché noi eravamo furbi. Cioè, no, eravamo furbi. Facevamo... Non esageravamo mai sopra la soglia, esatto, che permetteva di. Però, nonostante questo, facevamo quello che volevamo. Non facevamo assolutamente e niente. E la nostra furbizia era che quando c'erano i colloqui con i professori, quelli generali, quindi quelli con tutta la scuola e con tutti i genitori, noi ci andavamo con i genitori, perché sì, sì, i professori inevitabilmente, sì, se ci sei tu, si sentono, si frenano un po' più nel dire: guarda, suo figlio fa casino, non fa un sì, cazzo, è vero, capito? E poi tu, non appena hai finito di parlare con quel professore, te la puoi un attimo rigirare con la tua madre o tuo padre che sia. E poi il bonus era che quando andavamo ai colloqui stavamo fuori l'aula, comunque stavamo lì a cazzeggiare, cioè, certo, ovviamente era l'occasione più per cazzeggiare, eravamo sempre insieme, è pazzesco. Una volta avevamo fatto anche percorsi artistici, sì, cioè, capito. Allora, sempre questo martedì mattina, cioè, si chiamavano le 4 ore, le prime 4 ore siamo d'approfondimento, siamo le 5 terre anche noi, perché ovviamente se avevi dei debiti, percorsi artistici era per quelli che erano bravi a scuola. Per quelli che erano bravi a scuola, che con una determinata professoressa uscivi dalla scuola e ti portavano in determinati posti e li stavi fuori tutto il giorno, quindi ti perdevi anche la giornata scolastica. Eh sì, è vero. E stavi fuori e ti visitavi Genova e cazzeggiavi, insomma, era tipo una gita, tipo no? I musei oppure posti comunque d'arte. Esatto, esatto. E, però era per gente che non aveva debiti, cazzo, invece, noi. Perché poi dovevi scegliere tu cosa fare. Quando arrivava il tutor d'istituto: allora, voi cosa volete fare? I percorsi artistici? Ma avete dei debiti? Sì, ma no, avete ma... dei debiti? Sì, sì. Però, però vedi, io prof, li recuperiamo, abbiamo dei disegnanti. Io nel primo quadrimestre ho fatto questo e ho già dato la verifica, quindi l'ho recuperato in parte. Poi l'altro sto studiando, la professoressa lo sa, insomma. Invece volevamo solo uscire. Solo uscire, basta. E infatti una volta ci hanno portato alle 5 terre. Che io sono uscito dal bagno, stavo scappando. La famosa cagata epocale. No, quella è stata a Parma. A Parma, è vero. No, lì no, sono uscito dal bagno. E sapete, bagno degli uomini, non c'era nessuno, bagno delle donne, c'era una fila infinita. Esco dal bagno, ma non mi ricordavo che c'era subito la discesina. Allora parto l'equilibrio, vado da sola signora e faccio... E sale, signora. No, non la so, si fa dire scusi, e serve, signora, addosso totalmente. Sì, sì, proprio boh. E questo qui, serve, signora. Ma poi il bello delle gite, lo saprete anche voi, è il viaggio in treno. Sì. Cioè, c'è un cazzo da fare quanto ti diverti in treno. Ma perché fondamentalmente ti diverti con i tuoi compagni, sì, se sì, ti ci trovi sì, bene, ovviamente. Poi sapendo ancora la cosa che gli altri sono in classe a fare chimica, ma e tu sei fuori a cazzeggiare, ti viene proprio... Troppo bello. Comunque andiamo avanti. Sì, durerà 8.000 meno minuti male, sto video. Ma questo video era poco, perché abbiamo già detto tutto, 13 minuti. Mostra una foto scolastica. Ce n'è una carina. Sì, che io in realtà non me la che ricordo. Che l'ho trovata nell'hard disk recentemente. Siamo io e Dani assieme. Dani con gli stronzi, i famosi capelli a stronzi. Io col frisè, poco photoshoppata da Dani. Erano i suoi primi... Ma quella di Milano allora? No, eravamo in classe. Eravamo in classe? Sì, sì. Non ricordo. Vabbè, la metto qui. Sì. Sì, siamo un po' cambiati. Meno male. Sai che l'altra volta ho ritrovato la foto che ci aveva fatto il fotografo in prima superiore? Tu ce l'hai? In prima superiore? In prima superiore, quella sulle scale. Ma in prima fila noi? Sì, ce l'ho. Madonna, pessimo. Una cosa orribile. A parte che cioè, siamo proprio dei bambini. Vabbè, ma con l'età, cioè, 16 anni. No, 14. No, io più grande. Ah, sì. Però sì, l'età era comunque quella, effettivamente a 14 anni, se tu guardi le foto, è difficile trovare un 14enne. Adesso magari sì, perché sono un po' cambiati. Adesso sì, sono. Però un po' più... della nostra epoca, se tu guardi la nostra foto, guardate la nostra foto, sembra il piccolo museo degli orrori, non c'è ne uno che dici cazzo. Tutto vestiti di merda. Vestiti di merda. Io avevo, madonna, io avevo
i pantaloni in finta pelle a zampa d'elefante che si usavano, il giubbotto dell'essenza, quello bianco con il catar francese. E io non ci crederei. E la giacca della tuta dell'Adidas. E quello è stato il mio periodo emo, secondo me. Avevo la maglia nera, i pantaloni a zampa d'elefante neri. Ma è successo? Ho avuto il mio periodo emo prima che esistessero gli emo. Sfighiamo, perché io sfighiamo tutte le foto. Sapete, no? Uno, il libretto delle giustificazioni. Sì, o comunque anche nello stesso portafoglio. Si tenevano tutte le foto tessera, sì. No? E lei una volta sfogliava tutte le foto. In tutte le foto era così. E una volta gli dico: ma scusa Steffi, ma quale cazzo ti messo questo sguardo assatanato? E lei: perché almeno quando fa il flash gli occhi non li chiude, sono belli sulla caccia. Io li tengo super aperti più del dovuto, così quando fa il flash, anche se li chiudo, rimangono aperti. Solo che non li chiudevo, rimanevo posseduta, cioè, ma così. Tutte! Così. E lui dice: ne voglio una per sfottere. Tipo classico, già ai tempi. Poi, racconta la più figura di merda fatta a scuola. Racconta la più figura di merda. La più grande. La più figura. Cazzo di italiano è la più figura. Ci può stare. Racconta la più figura di merda. Allora, la più figura di merda che gli ho detto a Dani, la mia è questa sicuramente. Avevo quella penna trasparente che usava all'epoca, che tu scrivevi sul foglio, non si vedeva niente, per vedere. La X-Pen. La X-Pen, per vedere dovevi usare la lucina violetta. Ultravioletta. Ultravioletta. La puntavi sul foglio. Non quella di violetta. La illuminavi sul foglio e si vedeva quello che hai scritto. Io da genia, c'era la verifica di chimica, ho aperto il protocollo e mi sono scritta tutto. E poi io ho detto, quando mi arrivava il compito, scrivevo su quel protocollo, ogni tanto alzavo, puntavo la luce e scrivevo. E così è stato, ho fatto una verifica eccezionale. Dico, stavolta glielo metto al culo, glielo metto al culo. Arriva la prof, ho corretto i compiti. Li ho corretti in un solarium. E tipo già lì. E noto che qualcuno si è divertito con la penna che diventa trasparente, Stefani? Io tipo, no, prof, ma ho sbagliato il protocollo, era quello dei miei appunti, no, non è... Cioè, i miei appunti, quella expert. Capite la sfiga, la prof si è portata i protocolli di verifica accuratamente mentre si faceva la lampada, così la luce è andata sul mio foglio e ha visto tutto. Potevo... quale prof corregge i compiti in un solario? Ti ricordi la mia faccia? Terrorizzata, non sapevo più cosa dire, dove attaccarsi. No, ma prof... sì, che poi lei già negare l'evidenza al massimo. No, però era il mio protocollo per gli appunti con expert. Ma io lo giuro. Dai, su Stefani. Ma guarda che io lo giuro. E perché con la trasparente e non con la penna? Per non consumare un foglio. E tu quella che quella delle... della calcolatrice, no, ma ce ne fate di peggio. Sì, ne fate di peggio, però. Quale ho fatto io, cazzarola? Figura di merda grossa. È che io sono sempre stata abbastanza scarsa. Sì. Io me la rigiravo abbastanza. Vabbè, diciamo quella della calcolatrice. Sì, dai. Avevo una calcolatrice ad astuccio, cioè c'era sopra la calcolatrice, però si apriva e dentro c'è. Esatto, e verifica di matematica, ci ho messo tutti i biglietti possibili immaginabili, no, si chiedeva stento. Avevi fatto in cartoleria le miniature del libro, ti ricordi? Beh, lì è vero, pensare ingegno. Avevo andato in cartoleria a farmi fare fotocopie ridotte della pagina del libro. Verifica di 80.000 euro. Verifica di matematica, tutte lì dentro, ovviamente la prof passa tra i banchi, vede la mia calcolatrice e dice: oh, che carina, cos'è la calcolatrice fatta a astuccio? E io: sì prof, è quello, fa vedere, tic, tutte lì erano. Ma Daniele, sì, ma qui ci sono tutte le fotocopie del libro. Come fotocopie del libro? Ma sì, sì, perché anch'io, cioè, negare sempre. Mi pare che mi dico tipo, no, per studiare non portarmi il peso dietro, sì. Cose malate. Ma cioè. No, ma prof, ma quelle sono fotocopie del libro, perché ho tanti quei libri, sono pesanti, li ho messi lì dentro per comodità, ma vedi che non ho mai aperto il coso, non, assolutamente. Assolutamente. Vabbè, insomma, ste cose. Sì, quella che abbiamo fatto entrambi era la verifica di fisica, abbiamo già detto. Ho detto, stavolta mi sono andate tutti male in fisica, fatta la verifica con il libro, no? Noi non avevamo talmente voglia neanche di sbattersi.
Che palle, allora stavolta ci tocca fare l'esercizio. Perché noi sapevamo di non voler studiare fisica e quindi consegnavamo la verifica in bianco. Sapevamo di prendere uno, ma non ce ne fregava. Però avevamo due ore, potevamo fare il cazzo che volevamo. Io portavo le settimane enigmistiche da mangiare. Io mi ero portato il compact disc ancora. C'era il compact che appena facevi così saltava tutto. Esatto. E niente, quindi ci ha girato il cazzo perché dovevamo perché fare la verifica. A quel punto dovevamo, perché col libro che cazzo potevamo fare il cazzo, cioè, che volevamo. Pare, c'eravamo incazzati. E siamo riusciti a prendere 5 con il libro, perché mi ha fatto tutto di sbrescia per giocare. Certo. Mio Dio, che difficile. Certo che... Che bel esempio. I bambini che ci guardano davvero. Bambini, don't do it at school. Ultimo diario, qual è stato? Il mio della comics, ed era un tutt'uno di disegni suoi, dediche del cazzo, pagine vissute stropicciate, non so se usa ancora. Di tutto appiccicato. Io non ne avevo. Neanche lo sbattone di comprare il diario. Io gli ultimi 2 anni non ho comprato un libro. Non facevo, ti ricordi che non facevo un quaderno? Non facevo, non avevo un quaderno io. Ma gli sparsi in un unico quaderno. Esatto, esatto. Finché poi una volta la prof di diritto ti ricorda che ha detto: tale giorno ti controllerò i quaderni. Panico, mi sono fatto prestare il quaderno dalla Serena, avevo ricopiato tutto. Cioè. È bello che dico suo. Classici quaderni ad anelli. Una pagina parlava di italiano, una di inglese. Poi a volte faceva finta di scrivere quelli. Tipo dettavano e lui faceva. E lei: Dani, ma stai scrivendo? No. Tipo offesa: Dani, ma stai veramente scrivendo? Ma no. Tipo, ok, siamo ancora amici. E non avevo neanche il diario, cioè stasera per domani dovete fare questi compiti. Ti ricordi che a volte facevi la bossa con la penna chiusa, non coperta? No, quella era con la punta di vite nel cartone. Se volete sapere le storie della punta di vite, sempre pillole scolastiche. E la tua più grande soddisfazione scolastica? No, no, dai, diciamo le amicizie. Sì, sono un bel ricordo. Sì, bah, la più grande soddisfazione, sì, forse la nostra amicizia. Sì, perché se sì, non ci fosse sì. stata la scuola, cioè. No. Sì. Anche con la Luciana, che la purtroppo Luciana. Non è più a Genova, però, cioè, quella è stato. Cioè, se, non sì. c'era, se non c'era lui, la Luciana, insomma, il nostro Dio, che classe di merda sarebbe stata. No, io sarei diventata la classe da proprio. No, io non sarei più andata a scuola. No, cioè, non passati gli anni obbligatori. La classe più brutta, proprio. Non solo non ci parlavo, che diceva: vabbè, non vai d'accordo. Proprio c'erano anche le cattiverie. Le... Sì, sì. Mai da parte nostra. Noi ci facevamo sempre cazzi. Noi fondamentalmente, se voi andate a vedere, la classe divisa in gruppi, eravamo gli sfigati. Sì, assolutamente. Ma non perché eravamo tipo. Perché ci facevamo i cazzi nostri. Perché ci facevamo i cazzi nostri, non ce ne fregava assolutamente un cazzo di tutte le dinamiche, fare vari gruppetti. Cazzo ce ne fregava. E però quindi, gli altri classici, quelli che vogliono farsi vedere. I truzzi, cose così, rompevano il cazzo. Rompevano il cazzo. Eravamo davvero la classe di mezzo. Sì, sì, sì. Poi la cosa che mi fa piacere è che vedendo le foto di tutta questa gente qua sono rimasti veramente ancora ritardati proprio. Sì, uno in particolare, tu sai chi? Sì. Cioè è proprio un deficiente. Ma guarda, io so, finché sei in prima superiore, sei ancora un bambino, lo puoi fare. Sì. Ma quando in quinta superiore, che hai comunque 18 anni o 19, chi 20 o che, fai determinate stronzate, è perché non arrivi a capire le cose, che non cioè, perché sei più. Scemo. E infatti salta alla larga da quelli che a 18 anni sono ancora così dei coglioni, perché lo rimangono, lo rimarranno per sempre. Magari si quetano, ma la testa rimane cogliona, ve l'assicuro. Vi assicuro che grazie a Facebook ho visto c'erano delle scene, cioè c'era un nostro compagno che scatarrava nel banco e poi giocava col suo catarro. Tutto chi questo era? Per non ricordo. Oddio, è vero! Tutto questo per farsi vedere dagli altri. Voi capite che è un deficiente questo. Questo lo facevo in quinta superiore. Questo è un deficiente. Che dalla vita non farà altro che fare minchiate per essere accusato minimo dagli altri. È sempre la stessa persona, con il compagno di classe più debole, gli faceva i tagli nel braccio con il compasso e poi ci buttava sopra il gesso bianchetto. Si sniffava il gesso tutti i giorni, perché... Oppure buttava il bianchetto per terra, ci dava fuoco, faceva le fiammate. Cioè, noi sei cazzate, ne facevamo cazzate, ma noi sei cazzate mai. No, ma mai. Mai proprio. Noi facevamo cazzate
per i cazzi nostri, sì, cioè sì, perché ci divertivamo noi. Ma ci sognavamo di andare, di mettere i peli pubici dentro i biscotti del compagno. Che schifo. Delle cose. E tutti gli altri. E noi, noi ci emarginavamo, ci facciamo i cazzi nostri. Quindi... Io l'avrei messa la gogna quello sì, lì. Infatti. Cioè, ma proprio sul culo. Quindi mi raccomando, se vedete questo video, ragazzini che andate ancora a scuola, non rompete il cazzo agli altri compagni, per favore. Se volete divertirvi. Vabbè, e se qualcuno, tutti, e se qualcuno vi rompe il cazzo, non cominciate a romperlo anche voi per unificarvi alla massa. Perché non vi porterà davvero a niente. Cioè, siete dei deficienti. Esatto. Dovete capire che la situazione scolastica è solo una parte della vita, poi tutto quello che viene dopo non ha nulla a che fare, quindi non fate i deficienti perché non ha senso, davvero. E comunque la cosa migliore è ignorarli, perché dopo un po' a noi gli ultimi anni se non ci cagavano più zero, perché noi sfotti tanto, noi non ci frega niente, non ce ne fregava assolutamente nulla, anche perché ci davamo forte l'uno con l'altro, se tu mi rompevi il cazzo sapevo che ero un deficiente, no? O comunque se mi facevi realmente del male o mi facevi rimanere male per qualche cosa, c'erano sempre loro, cioè un appoggio c'era, capito? E se non avete la fortuna che avete dei compagni per fare il gruppetto che vi difendono, ignorate. Perché loro ci godono proprio quando uno magari, che ne so, ci rimane male. Non è vero. Ma questo in generale nella vita, come dire, l'ignorare una persona è peggio che odiare, capito? Cioè, io proprio ti ignoro, per me non esisti, e quello lì che cazzo ti può fare? Esatto. E quindi con questa cosa qua abbiamo tirato un attimino sul livello di questo video. Sì, effettivamente sì. Ogni tanto diamo dei consigli di merda, ma ogni tanto, esatto, da vecchietti quale stiamo diventando, cominciamo un attimo. Quindi siamo alla penultima domanda, che è: rimpiangi la scuola, se sì cosa? Sì. Le amicizie, però vabbè, alla fine con Dani ci vediamo. Sì, ma la spensieratezza, sì. Il non avere problemi, ti alzi, vai a scuola, devi fare quello e punto. O il classico, cioè, entriamo oggi a scuola, ma no, ci andiamo a fare colazione, entriamo l'ora. Che meraviglia. Prova a dire che lo faccio al lavoro, no? Entro due ore dopo, che cazzo mene. Che bello, ti ricordi quando avevamo bussato e siamo andati in Piazza della Vittoria? T'ha visto la prof? T'ha visto la prof con la focaccia in mano? Daniele, guarda che la scuola è da quella parte. Sì, sì, lo so, salve prof. Sì, lo so prof, salve. ma... Che ridere. Poi io avevo la fortuna che sono diventato maggiorenne in terza superiore. È vero, potevi firmare. Quindi dalla metà della terza superiore, quarta e quinta, io facevo il cazzo che volevo. Sì, facevi tutte le firme tu. Esatto. Perché anche prima le facevi sempre tu. Sì, sì, sì. Ciao mamma, ciao papà. No, non è vero, perché sai che io non riesco. No, cioè, no, ma sì, io non riesco a fare le firme, non so manco fare la mia firma. No, però mi ricorderò sempre una volta che ho provato, ho preso gravemente insufficiente. Ho fatto la firma di merda, la prof sotto. Questa non è la firma di tua mamma. Falla fare a tua mamma. Ho detto, cazzo, ora è ancora peggio, ora c'è gravemente insufficiente, quella no. Riprovo io, l'ho rifatta. Questa continua a non essere la firma. Tipo tre volte, così alla fine ha chiamato i miei genitori. Guarda un po' cosa ha fatto sua figlia. È tipo panico totale. Comunque, tagga 5 persone che dovranno rispondere a queste domande. Allora, chi tagghiamo? Ecate Splendente. Alice. Ma Alebu la sta ancora facendo la scuola. Qui parla del passato, vedi, qual era la tua materia, cosa rimpiangi. Hai ragione. Allora, Ecate Splendente. Alice Gnananni. Flavio Cesaretti. Sì, Flavio Cesaretti. Franci Guisa l'ha già fatto, quindi niente. Josy Gatto. Giusto, Josy Gatto. E taggo Titus. Taggo. Chi tagliamo? Chi tagliamo? 55 Winston 55. Sì, è vero, sì. E poi tutti quelli che guardano questo video possono farlo. Certo, possono farlo, ovviamente. Vabbè, dopo 30 minuti di questo video. Siamo ritornati in video. È bello che abbiamo detto, ma lo facciamo questo video? Sì, facciamolo, perché è carino, però durerà poco, perché comunque abbiamo già detto tutto. Sì, vabbè, dai, durerà poco, quel che dura 28 minuti e 32, 33, 34. Ciao!